Collegamento, buonasera, collegamento volante dalle Postacchini di Capodarco per commentare questa vittoria della Maceratese 3-1, risultato rotondo, però partita anche difficile, soprattutto nel primo tempo. 3-1 che completa il trittico delle tre partite possibili, tutte vinte dalla Maceratese, con la trasferta di Monterubiano, domenica scorsa la vittoria in casa contro il Montecosaro ed oggi questo successo contro il Futura 96. Una partita che è stata condizionata, dobbiamo dirlo ad onor di cronaca, dalla espulsione intorno al quarto d'ora del primo tempo di Fiumaroli, il terzino sinistro dei Fermani, per un fallo da ultimo uomo su Cionno Pisciu, che francamente poteva essere sì l'ultimo uomo, il difensore Fermana appunto, ma non, a mio avviso non c'era fallo, era un fallo veniale. Chiaro che giocare con un uomo in vantaggio alla fine ha prodotto i suoi risultati per la Maceratese, anche se nel primo tempo la squadra di Cucù si è comportata, la squadra del Futura 96 si è comportata molto bene, non ha cambiato sostanzialmente nulla, ha rinunciato a un centrocampista abbassando un centrocampista a fare il difensore ed ha creato poi un paio di problemi grossi alla Maceratese, un errore di un attaccante del Futura 96 verso la fine del primo tempo che ha graziato letteralmente la Giustozzi in uscita non precisa su questo attaccante. Però poi nel secondo tempo la Maceratese, come le è capitato sovente in questo ultimo scorcio di campionato, ha aumentato il passo, ha capitalizzato il vantaggio numerico, ha trovato l'azione vincente subito con Papa, che era subentrato nel primo tempo l'infortunio subito da Rapagnani. Con un attacco più potenziato dalla presenza di un goleador, un giocatore sicuramente dal fiuto del gol come Papa, è arrivata subito l'occasione giusta e la Maceratese ha incominciato a ingranare la marcia adeguata, replicando velocemente con Canavessio e con Casciarelli. Poi nel finale c'è stato il gol su rigore della bandiera, meritatissimo, di Futura 96, ripeto, una partita che la Maceratese ha meritato di vincere, ma che è stata condizionata da un errore, secondo me importante, dell'arbitro sulla espulsione di Fiumaroli. Questa è la Maceratese, alterna momenti buoni, come è accaduto nel secondo tempo, a fasi di stanca, a fasi di confusione, a mancanza di idee di gioco, e speriamo che prima o poi riesca a trovare l'equilibrio, soprattutto se l'equilibrio a centrocampo riuscirà a trovarlo Marinelli, insomma quest'oggi un po' confuso nella scelta fra quello che era il centrocampo molto prudente del primo tempo e quello che è poi diventato verso la fine della stessa frazione di gioco all'inizio del secondo, con addirittura due soli giocatori, Diarra e l'altro Campana, con un aiuto nel secondo tempo soprattutto prima del diluvio di gol di Iachetta, messo Iachetta a centrocampo sulla tre quarti come centrocampista aggiunto, mi è sembrato veramente un errore, poi corretto con l'ingresso di Canavessio, buonasera, scusate, di Casciarolo. Avevamo preparato la partita inserendo un centrocampista in più perché sappiamo su questi cambi c'è sempre a lontare. Poi la soprannumerica su quella grandissima azione di Cionno Pisciu, soprannumerica ci ha agevolato, ma in realtà loro si sono chiusi negli ultimi 40 metri, 30 metri, era difficile trovare il pertucio giusto. Sono anche un po' arrabbiato a fine primo tempo perché eravamo un po' lenti nella manovra, poi i ragazzi hanno sfoderato la prima azione, un 1-2 micidiale, Iachetta, Cionno Pisciu, Papa che è andato davanti al portiere, ha fatto un grande gol. Lo dicevo anche ai colleghi, abbiamo 2,3 punti di media a partita, più 10 rispetto allo scorso anno, siamo sempre il secondo miglior attacco delle Marche dietro Atletico Ascoli, terza miglior difesa. L'anno scorso i Vatichienti dopo 10 giornate che ha vinto il campionato aveva 22 punti, noi ne abbiamo 23. Sono numeri importantissimi che la dicono lunga sul percorso straordinario che sta facendo questa squadra.
Adesso viene, tra virgolette, il bello, perché ci sono ancora 4 partite per chiudere il girone, partite importanti contro avversarie decisamente toste, quindi da qui a Natale viene un po' tutto da giocarsi. Sì, 5 partite tutte importantissime, tutte le partite sono importanti, perché quando vuoi raggiungere l'obiettivo massimo i punti sono tutti importanti. Io ho detto gli scontri diretti sono importanti, sì, ma era importante non perderli in casa, perché abbiamo affrontato squadre che avevano una struttura già collaudata dall'anno precedente, noi invece un gruppo nuovo, e ce la siamo giocata alla pari sia con l'Atletico Asco che con Mondurano. Queste partite sono partite da portare a casa, come stiamo facendo, ma ripeto, il nostro percorso sta nei numeri, che i numeri sono inequivocabili, sono oggettivi. È un grande percorso che sta facendo questo gruppo straordinario, dobbiamo andare avanti e lottare ogni domenica fino alla fine. Non possiamo non partire dall'episodio del 17° minuto, un'espulsione quanto mai gentile, esagerata del direttore di gara, che chiaramente ha cambiato l'esito di una partita che vi aveva visto partire bene, tenere comunque il campo, ma è chiaro che l'inferiorità numerica contro questa maceratese pesa e come. Sì, diciamo è stato un macigno per tutta la gara, siamo riusciti a tenere un tempo, poi ecco, hanno fatto una bellissima azione sul gol, e merito alla qualità sicuramente degli attaccanti della maceratese, poi abbiamo concesso purtroppo gli altri due, sinceramente riaprire la partita era troppo per noi, ci abbiamo provato, abbiamo messo veramente l'anima in campo, ma ecco, 1-0 per merito maceratese, altri due regalati, e dopo è stato praticamente impossibile poter rimediare. Un finale comunque dove siete riusciti a riaprire quantomeno il parziale, ci avete provato, Mari. La tua squadra può ripartire dallo spirito degli ultimi 10 minuti, quando in tanti avrebbero mollato anche di testa, voi invece avete continuato a lottare, questo magari è un punto da cui ripartire. Sì, sicuramente abbiamo messo in campo, vista l'ennesima sventura che ci capita al 17° minuto, il cuore per fare punti, ci abbiamo messo tutta, purtroppo la Maceratese è stata, grazie anche alla superiorità, migliore di noi.